stavano concludendo la realizzazione di un tetto di ultima generazione con sisma bonus quando, a causa del surriscaldamento del materiale isolante altamente infiammabile utilizzato per la saldatura delle guaine, è divampato un piccolo focolaio che si è trasformato in pochi minuti in un incendio di vaste proporzioni. È accaduto poco prima delle 17 a Chieti, il palazzo in via di ristrutturazione e in via dei Caricini, zona Madonna delle Grazie. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Chieti, che hanno lavorato 3 ore per domare le fiamme, ma queste ultimamente hanno ripreso ad ardere più volte. I tetti ventilati di ultima generazione sono una sorta di sandwich e per questo motivo non si riesce a domare le fiamme con facilità, come ha spiegato il direttore dei Vigili del Fuoco di Chieti, Dario Pompilio, che coordina la squadra ancora sul posto. Noi siamo arrivati, ovviamente questi tetti di questa ultima generazione, tetti ventilati, il legno non è di facile, diciamo, spegnimento, quindi sono materiale che combustibile, che quando prendono fuoco ovviamente bruciano. E per i vigili ovviamente non è di facile soluzione, essendo una forma di sandwich, quindi tavolato sotto, trave e tavolato sopra e coibentazione al di sopra ancora. Ci sono stati danni a persone? Da quello che ci risulta a noi no, perché inizialmente si pensava che erano liberi gli appartamenti, poi non siamo riusciti a capire se fosse occupato parzialmente, ma ogni modo sono stati mandati via, non ci sono persone all'interno. La palazzina è stata evacuata, quindi per il momento tutto sotto controllo. E noi ovviamente rimaniamo qui fin tanto, diciamo, il tetto non venga spento completamente, quindi fin tanto abbiamo le fiamme e continua, diciamo, anche il fuoco covante, noi rimaniamo qui. Nella palazzina abitano 5 famiglie per un totale di 15 persone che sono state evacuate. Fortunatamente non ci sono feriti.